Buongiorno a tutti, sono tornata. Ho trovato una casa abbastanza pulita, per oggi do una pulita veloce. Se volete rimanete con me, ecco. Volevo far vedere anche le mie piante, come sono diventate bellissime secondo me. E niente, cominciamo le pulizie. Prima di tutto facciamo il letto. Questo qua lo devo lavare perché Andrea si è tagliato il dito. Infatti ci sono le macchioline qua di sangue. Questo lo laviamo. Anche questo, ieri mi sono tagliato in ciglia. Per quanto riguarda le macchie tipo queste qua, io non ho trovato nessuna soluzione, l'unica soluzione per me è Vanish. Sono piccole macchioline, sono le piccole macchioline di sangue, diversamente non so come toglierle. Allora, proviamo questo qua, questo è del Lidl, proviamo a mettere un po' di questo, tanto è bianco. Se voi avete un'altra soluzione per le macchie così, scrivetemi qua nei commenti. Però io diversamente non so come fare. Ne ho provate di tutte per le macchie del genere. Allora, come detersivo uso questo qua adesso. Questo qua l'avevo preso a Tigotà. Anche profumazione non è male. Poi come ammorbidente, giustamente, uso acido citrico sempre. Che tra l'altro dovrò anche ordinarlo perché ormai ho finito. Allora, ci do con Zwiffer velocemente e vediamo quanta polvere c'è. Ecco, i panni non sono di Zwiffer, anche se assomigliano un po', queste qua le avevo comprato dai cinesi, secondo me, se non sbaglio, però è buono anche questo, perché quelli di Swiffer costa una pazzia.
sicuro. Perché sennò era molto di più, c'era molto di più polvere. Ah, poi vi volevo far vedere cosa mi sono portata da Lituania, tutte queste borse qua. C'è la mia mamma che c'aveva una bella scorta di panni, quelli che piacciono a me, tra l'altro. Mi sono portata, allora, queste sono quelle che non mi piacciono più di tanto. Allora, queste qua sono quelle che piacciono a me. Allora, il cuneo ho visto che c'era della Vileda, però non sono della Vileda. Questa qua, ad esempio, c'è scritto Destiny. Sono quelli che piacciono a me. Vabbè, dopo ci sono questi. Li ho presi anche questi, visto che me li ha dati. E dopo ci sono anche questi qua. Anche questi sono buoni, sono fatti a quadretti così, ma la marca questa qua, Morana. Questi comunque, questi qua sono, è una ditta polacca comunque che fa questi panni qua. Beh, comunque ragazzi, mi sono fatto una bella scorta di panni. Ecco, e quelli che mi piacciono anche questi qua. Si chiamano Green Tex Handy Light, e questi sono fatti non so dove, perché, ma secondo me sono anche questi sono polacchi, eh. È una ditta polacca questa qua, perché c'è scritto Asver, o forse no, queste forse sono tedeschi, questi sono tedeschi, questi sono tedeschi. Allora, questo Green Tex è tedesco. Questo, infatti questo però è più grosso di questo. Questo, no, forse questo della Vileda, sapete? Perché c'erano alcuni busti, io per non portare via tutte le buste le ho sbustate praticamente. Che se, io avevo una valigia piccola e allora le ho buttate via. Comunque sono questi qua che mi piacciono di più e purtroppo sono tedeschi. Sono tedeschi. Non so se c'è una ditta tedesca che fa questi panni qua in Italia. Beh, li troveremo prima o poi. E niente, adesso spolvero un po', volevo farvelo vedere questi panni qua. E niente, spolveriamo, spolvero come solito, ci ho messo un po' d'acqua con un po' di detersivo. Un bel po', eh. Adesso sono a posto. E mi dispiace solo che, sì, qua in Italia non sono riuscita a trovarli, ecco, ma prima o poi li troveremo. Comunque sono tedeschi, forse è un negozio, boh, non so, non so neanche io dove trovarli. Intanto uso il panno che abbiamo comprato un'altra volta qua a casa. Intanto usiamo questi qua. Queste sono tutte le cose di Andrea di lavoro. Ecco qua c'è già più polvere. Se devi chiamare mia suocera ho pulito. Là.
ragazzi, mi dispiace che non ci siamo riusciti, ma anche questi non sono malvagi alla fine. Come fai? La moneta, ultimo goccino di questo qua, poi poniamo un altro, metto i panni giustamente, pulito col foglio all'Eurospin e via.
Questo è sempre quello del Lidl, quello che abbiamo messo anche sulla coperta, va bene anche per il bagno. Allora,
del gino, va benissimo. Così disinfettiamo anche un po'. Ci metto anche due pastiglie di candeggina, anche queste le ho comprate al Lidl. Ci metto due, che ne ha bisogno.
Adesso qua dove ci sono tutte le piastrelle diventate nere, ci blocco in questo, sempre qua.
qua invece ci do un po' di questo, questo è un po' l'ammoniaca, fatto con un panno. Dopo ci do anche un po' con questo, che questo praticamente diventa un po' dietro il repellente, si attacca un po' meno l'acqua. Beh, comunque ragazze, la casa era abbastanza pulita, la mia suocera ha detto che ha dato una pulita veloce veloce, però secondo me l'ha pulita perché non c'era tantissima polvere in alcuni punti, sì, ma quello lì lo faccio poi la prossima volta. E niente, alla prossima, ciao ciao.